Buongiorno a tutti, sono Gerardo Godegna, appunto referente del corso di laurea in tradizione e interpretazione dei testi letterari. Vedrò di presentarvi in sintesi estrema i caratteri fondamentali di questo corso di studi magistrale. Comincerò con una frasetta che si trova nel regolamento didattico di questo corso. Il corso di laurea ha come proprio obiettivo principale quello di garantire l'acquisizione di una preparazione avanzata di carattere disciplinare in ambito filologico, letterario, linguistico. Ecco, mi soffermo gli ultimi tre aggettivi perché questi sono i tre pilastri su cui è costruito questo corso di laurea: un ambito filologico, un ambito letterario e un ambito linguistico. Sono le tre anime di questo corso che potremmo definire per certi aspetti la continuazione naturale del corso di laurea in lettere triennale, anche se naturalmente presenta una specificità disciplinare più approfondita e una didattica ovviamente differente. Come ci si accede? I requisiti per iscriversi al corso di laurea in tradizione e interpretazione dei testi letterari sono questi: o si possiede un diploma di laurea universitario triennale, che può essere conseguito naturalmente anche all'estero, purché idoneo. Bisogna avere conseguito durante gli studi triennali almeno 60 CFU, ripartiti tra discipline filologiche letterarie, antiche e moderne, linguistiche, storiche, archeologiche, geografiche e storico-artistiche, e per questa distinzione rimando al regolamento didattico che è pubblicato online nella pagina del corso. Chiediamo una conoscenza di livello B1 di una lingua straniera, che può essere inglese, ma anche francese o spagnolo o tedesco. Il livello B1 quindi è il livello necessario per accedere, e per alcuni casi è necessario anche superare un colloquio di carattere, diciamo, in cui si cerca di verificare il possesso di conoscenze di base. Il colloquio è previsto, come già abbiamo visto per altri corsi di laurea, soltanto per alcune fattispecie di studenti, cioè per gli studenti che hanno conseguito nella triennale un voto inferiore a 100 su 110, ovvero a studenti che si sono laureati non in lettere, ma in altre lauree triennali. Il corso dura 2 anni accademici, come tutti i corsi magistrali, e i crediti da conseguire sono ovviamente 120, di cui 27 soltanto per la prova finale. Questo perché diamo un'importanza abbastanza significativa alla tesi di laurea, appunto magistrale, su cui poi avremo modo di tornare. Gli obiettivi formativi generali sono quelli che ho qua indicato. Miriamo a fornire allo studente le condizioni e i saperi per mettere in pratica, in piena autonomia, dei percorsi di ricerca, ovvero progetti di diffusione, mantenimento, incremento delle conoscenze nell'ambito letterario testuale di cui abbiamo già parlato. Poi acquisire le necessarie competenze per elaborare tecniche e metodi di analisi nell'ambito delle scienze filologiche e letterarie, quindi imparare a comparare e collazionare testi tra di loro. Apprendere a comunicare, modificare e elaborare testi di vario genere, scientifico, letterario, ma anche creativo o anche compilativo, e acquisire competenze per svolgere attività di tipo redazionale ed editoriale. Come avete visto, in tutti questi obiettivi ritorna spesso la parola testo, testuale, perché è proprio il concetto, base su cui, si sofferma questo corso di laurea, che si chiama non a caso, tradizione e interpretazione dei testi letterari, quindi testi della letteratura. Ecco, una cosa molto importante è il fatto che chi si iscrive qua deve scegliere tra uno dei quattro curricula a disposizione. Abbiamo un curriculum moderno o modernista, il che significa lo studio sistematico delle filologie e della letteratura italiana, fondamentalmente d'epoca moderna. Il curriculum classico invece si concentra sulla letteratura, filologia, civiltà greca e latina, con anche un'apertura sulla tradizione, la ricezione di queste civiltà nei secoli successivi. E
E poi abbiamo due curricula da alcuni anni, anzi uno da alcuni anni, quello italo-tedesco, in cooperazione con l'Università di Augsburg, e un altro che parte da quest'anno, italo-svizzero, con l'Università di Friburgo. E vorrei richiamare l'attenzione degli studenti che stanno meditando di iscriversi a questo corso di studi sull'opportunità di scegliere un curriculum internazionale per due motivi. Primo, perché abbiamo notato che c'è molta soddisfazione da parte degli studenti che lo hanno fatto nel passato. E poi perché sono opportunità fondamentali per poter trascorrere un anno intero di studi all'estero. I due curricula internazionali presuppongono infatti che lo studente iscritto a Verona trascorra il primo anno a Verona e il secondo anno o ad Augsburg o a Friburgo. E per il soggiorno annuale ad Augsburg e Friburgo è automatica la destinazione a una borsa di studio Erasmus con una incentivazione significativa che porta, lo dico in termini spiccioli, ma l'importo a circa 1.100 euro. Che può essere insomma un argomento anche interessante per chi deve scegliere. Faccio anche notare che sia per il primo che per il secondo ci sono possibilità di iscriversi fino a settembre, quindi sono ancora aperte le iscrizioni e quindi chiunque abbia intenzione di farlo lo può fare. Poi, scusate, ecco, nel corso dello studio di tradizione e interpretazione è necessario conseguire anche un titolo linguistico di livello B2, quindi B1 in entrata, B2 in uscita, di una lingua straniera a scelta. Il nostro corso di laurea, ma in generale tutti i corsi di laurea del Dipartimento Cultura e Civiltà, danno molta importanza alle possibilità di mobilità studentesca. Ne abbiamo già parlato anche prima. Lo ribadisco anche perché sono il delegato alla internazionalizzazione, quindi sappiate che si può andare all'estero sia con l'Erasmus Plus per un semestre o un anno accademico, e abbiamo una ottantina di scambi a livello di dipartimento, ma esiste anche Worldwide Study per andare in università non europee, sempre per un semestre o un anno, esiste la Short-Term Mobility per soggiorni brevi di pochi giorni o al massimo di un mese all'estero, e esiste anche la mobilità per cooperazione per partecipare a progetti in paesi del terzo mondo, progetti appunto di cooperazione, Sud America, Africa, eccetera. Prova finale, l'ho già detto, diamo molta importanza e diamo 27 CFU alla tesi di laurea. La prova finale mira a saggiare la capacità dello studente di condurre in maniera autonoma e pertinente una ricerca su un tema contemplato dal percorso di studio attraverso l'utilizzo di un lessico appropriato, di una griglia metodologica e teorica, metodologica letteraria adeguata, eccetera. Quindi un lavoro di ricerca di un certo peso, chiediamo circa 150-200 cartelle, su un argomento concordato con il relatore. La tesi di solito viene scritta in lingua italiana, ma volendo potrebbe anche essere scritta in una lingua straniera se c'è l'accordo da parte del relatore. Per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi, devo dire che le statistiche a disposizione negli ultimi anni sono molto confortanti, perché oltre l'80% di chi si è laureato in tradizione e interpretazione dei testi letterari, nel giro di 1 o 2 anni dopo il conseguimento del titolo, trova un impiego, magari non stabile, ma magari un dottorato di ricerca, una borsa di studio per continuare il percorso accademico, in alcuni casi anche un lavoro a tutti gli effetti. Quindi siamo abbastanza soddisfatti di queste percentuali di approdo nel campo culturale, dove si finisce: istituzioni pubbliche, private, centri culturali, uffici stampa, fondazioni, biblioteche, redazioni, organismi nazionali, musei, insomma in generale istituzioni che promuovono la cultura. Ma naturalmente l'insegnamento nella scuola è lo sbocco professionale maggioritario per chi si laurea in queste discipline. Qui ricordo a tutti gli studenti che vorranno iscriversi a questo corso di laurea che è molto importante che facciano attenzione a conseguire
tutti i CFU necessari per poter poi partecipare ai concorsi abilitanti previsti appunto per l'insegnamento secondario, e qui bisogna tenere d'occhio la legislazione, come sappiamo è abbastanza fluttuante nel tempo, ma sappiate che possiamo darvi tutta la nostra possibile assistenza anche in questo e anche nella scelta degli esami da sostenere da questo punto di vista. Con questo concluso, in bocca al lupo a tutti, e naturalmente, oltre a rispondere alle domande che potrebbero venire adesso, potete contattarmi via mail. A integrazione di quanto vi ho detto, adesso dirà due parole anche una studentessa del primo anno, si chiama Francesca Kenet, che credo nel frattempo sia arrivata, e alla quale do volentieri la parola. Ringrazio il professor Ugolini. E io appunto sono una studentessa, mi sono laureata in lettere qui a Verona e adesso sono appunto iscritta al primo anno di questo corso di laurea magistrale, e quindi ho seguito, diciamo, lo sviluppo più naturale, quindi sono passata da una laurea in lettere a questa magistrale, e in particolare io ho scelto il curriculum classico e quindi mi dedico appunto allo studio del greco e del latino. Mi sono laureata ad ottobre e già a fine settembre però avevo iniziato a seguire le lezioni del corso magistrale, quindi non ho avuto la possibilità appunto di non perdere tempo e di iscrivermi immediatamente. E ho scelto di continuare a studiare qui a Verona principalmente per due motivi. Il primo è perché, come anche è già stato sottolineato precedentemente, siamo un ambiente piccolo e familiare, e quindi ogni studente ha la possibilità durante le lezioni o in generale durante la vita universitaria di collaborare con i professori, di collaborare con i propri compagni, di fare domande, di interessarsi, e questo secondo me è importante in un corso di laurea magistrale dove appunto lo studente è chiamato a specializzarsi e a seguire le proprie inclinazioni. Quindi in un ambiente così piccolo, con un numero non troppo grande di iscritti, è certamente possibile farlo, e in un ambiente comunque positivo in cui nessuno si sentirà obbligato a fare niente, a dire niente, però se qualcuno vuole avere la possibilità di partecipare in modo più attivo è sicuramente il benvenuto. Un altro motivo per cui ho scelto di continuare a studiare qui a Verona è perché ci sono moltissimi corsi a scelta. Per esempio, in questo primo anno mi sembra che gli esami obbligatori fossero solamente tre, mentre tutti gli altri erano a scelta fra vari elenchi, e quindi uno studente ha la possibilità di specializzarsi secondo quelle che sono le sue inclinazioni, oppure secondo magari quello che più gli interessa e gli studi che più ha approfondito durante il corso di laurea triennale. Quindi, per esempio, se qualcuno è più appassionato di filologia potrà fare più esami di filologia, paleografia, letteratura e così via. E quindi secondo me appunto è importante, appunto per specializzarsi è importante avere un piano di studi così ricco fra cui scegliere. Il rapporto con i professori è mi sento di dire, un bellissimo rapporto in questo Ateneo, quindi i professori sono sempre disponibili a venire incontro agli studenti, ad ascoltarli, e fra l'altro sono molto attivi dal punto di vista dei convegni. Ci sono continui convegni, anche convegni internazionali, in cui noi studenti siamo sempre invitati e siamo sempre i benvenuti. E quindi ecco, io sono felice per questi motivi di continuare a studiare qui a Verona, e anche mi sento di dire che l'attenzione che i professori possono rivolgerci nel momento di tesi, che come ha sottolineato il professor Ugolini è un lavoro importante, ci vengono dati 27 CFU, siamo avvantaggiati secondo me, visto il piccolo numero di iscritti, quindi un professore può dedicarci la giusta attenzione e la giusta pazienza.